Bella ragazzi e benvenuti in questa nuova recensione a caldo dell'episodio 117 di Boruto. Titolo dell'episodio: Il segreto del limone. Allora, ragazzi, non è per cattiveria, ma credo che questo video durerà un cazzo, semplicemente perché non c'è niente da dire. Intanto passa il treno, no? Io inizio a registrare e passa il treno. Per 20 minuti che mi sono visto la puntata, non ne sono passati. Adesso passa. Prima che il treno interrompesse questa bellissima recensione che sto per fare, ragazzi, vi voglio dire che non vi racconterò come faccio, come ho fatto anche in passato, passo per passo quello che è successo. Vi accorcerò la puntata. Perché? Perché è noiosa. È una delle puntate più noiose che io abbia mai visto. Ce ne sono state tante, quasi tutte, però questa è veramente noiosa. Allora, come abbiamo visto la settimana scorsa, Boruto e Konohamaru vengono cacciati anche in mal modo da Lemon. In questa puntata vediamo che sì, vengono cacciati da Lemon, ma vengono cacciati anche da il suo futuro marito, che è il ragazzo che abbiamo visto alla fine della puntata scorsa. Ok, si devono sposare. Perfetto, quindi il suo futuro marito va bene, ma perché si devono sposare? Si viene a scoprire che il villaggio si chiama, vabbè, non mi ricordo come si chiama il villaggio, ma comunque si scopre che in questo villaggio tanti, 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 tanti anni fa c'era una sorta di demone che si chiamava Soma e questo demone cancellava la memoria alle persone. C'è stata una sacerdotessa che ha combattuto con Soma e l'ha preso in quel posto perché era molto forte, però è riuscita in qualche modo a bloccare Soma, quindi la prima si è fatta impossessare di sto demone che aveva anche le corna, e in più poi è riuscita a rinchiuderlo dentro una sorta di pietra, una pietra grande, e in questa pietra gli escono le corna perché Soma aveva le corna, come vi avevo detto. Va bene, e ogni, mi sembra, 100 anni, due persone con un segno in mano, e qui ci viene spiegato il segno, che sono discendenti della sacerdotessa, devono andare davanti a questa pietra, si devono sposare e devono tagliare le corna di Soma. Questa è la storia, punto. E quindi, casualmente, è arrivato proprio il momento di Lemon, perché c'ha il segno, e di quest'altro ragazzo, che anche questo c'ha il segno. Però c'è un'altra particolarità, che io ho capito dopo 3 secondi, ma comunque quest'altro ragazzo ci viene detto che all'inizio erano molto amici, lui e Soma, era completamente diverso, invece adesso è diventato uno stronzo. Chissà perché, chissà perché. E alla fine, ragazzi, questa è la storia, cioè questo è quello che è successo. Poi c'è una vecchia che lavora per la famiglia di Lemon che chiede a Boruto e Konohamaru di indagare su questo ragazzo. Punto. Loro indagano e non scoprono niente, scoprono che questo ragazzo è andato da Lemon, che diciamo è tenuta prigioniera. Il ragazzo dice: no, devi essere qui per la tua sicurezza, invece no, praticamente è tenuta prigioniera dentro una struttura, e questo ragazzo è andato da Lemon e ha scoperto che lei ha incontrato Boruto e Konohamaru, hanno parlato tutte le solite minchiate e basta. Cioè, questo ragazzo è uscito dalla propria proprietà, vabbè, dalla villa, è andato da Lemon, che era vicino, ed è tornato nella villa a dormire. Questo è quello che ha fatto il ragazzo. Però non lo sanno che che la puntata, che il giorno prima il ragazzo era andato da un'altra parte, che non si scopre dov'è, che non sappiamo dov'è, anche se è abbastanza palese che è andato della roccia dove c'era Soma e le corna di Soma. Ragazzi, è una minchiata, cioè è veramente una minchiata. Io, no, vabbè, a parte tutto, io vorrei conoscere veramente chi è che crea queste puntate, chi è l'ideatore di queste cazzo di puntate. Lo vorrei incontrare per sputargli in faccia. Non sto scherzando, gli sputerei veramente in faccia. Perché il manga sta diventando molto interessante. L'anime lo stanno buttando a fanculo in una maniera incredibile. Io credo che il manga sia diventato molto più interessante perché? Perché, vabbè, a parte che in Giappone siamo più avanti, ma a parte questo, credo che Kishimoto dia molta più importanza chiaramente al manga che all'anime. Chiaramente l'anime ha detto fatelo, cazzo me ne frega, mi date i soldi, a posto, mi date una parte di soldi, sono contento. Però il manga voglio che esca bene, a parte i disegni, ma va bene. E questa, ragazzi, è la puntata, cioè non c'è niente da dire.
non è successo niente, non c'è stato un combattimento, non c'è stato un discorso buono. Che cazzo me ne frega a me di sta storia di Soma? Cioè, non sappiamo. Boh. E non so per quanto ancora andranno avanti, eh. Se vanno con questa lentezza alla puntata 120, ancora siamo qui. E chiaramente, come sapete, per me è l'ultima. Raga, non lo so. Non ne ho idea. Io mi tocca concludere qui la puntata. Cioè, non so che altro posso dirvi. Cosa posso dirvi? Che Konohamaru si vuole sbattere le Mon, ma lo sappiamo tutti, l'abbiamo visto la volta scorsa. E che Boruto non capisce un cazzo di amore, anche questo l'abbiamo visto la puntata scorsa. Cose che abbiamo visto che le hanno rifatte qui per allungare il bro, diciamola così. Comunque, ragazzi, io vi concludo qui la puntata. Spero vi sia piaciuta. Se è così, lasciate un pollicione in su. Se non è così, pollicione in giù. E immagino un sacco di pollicione in giù perché la puntata è stata una merda. Quindi mi dispiace per il video, non guardatelo. Bella.